È notte, ma ti devo confidare un segreto. Hai presente quella rottura di balle per cui tutti quanti chiedono mandami il codice univoco, mandami la PEC che devo aggiornare il database? Beh, è una rottura di balle, non serve. Certo, tutti dobbiamo avere il nostro codice univoco entro il 1° gennaio per fatturare, tutti quelli che sono obbligati. Ma poi nessuno è obbligato a scambiarsi l'uno con l'altro il codice univoco e la PEC. Perché basta che ciascun operatore, entro il 1° gennaio, registri nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate il suo codice univoco, nel suo posticino, nel suo cassetto fiscale. E questo fa da rubrica. Il codice univoco viene abbinato alla partita IVA. Quando si emette la fattura con la partita IVA, il sistema lo consegna a quel codice univoco che è registrato. Non serve che ci scambiamo questi dati, anche perché quello che c'è nel cassetto fiscale è preponderante, prevalente rispetto a qualsiasi fesseria o cazzata sia stata scritta in fattura. È un po' come se qualcuno mi dicesse mi mandi il numero IP del tuo sito così lo digito quando lo devo andare a consultare. Non serve, scrivi il sito. Così la stessa cosa, la partita IVA. Ma non farlo sapere in giro, eh? Sennò come facciamo a guastarci il Natale girando questa cosa?